inoltre stanno distruggendo i consumatori. E ancora non è vero che la società è povera, la società è ricchissima. Fatto è che tu ti senti povero in rapporto ad un altro che è più ricco di te, ma la povertà in quanto assenza di beni necessari non esiste. E quindi bisogna che ci sia una riquadratura di tutto, insomma, no? Allora è inutile continuare a... Loro stanno facendo una politica che li distrugge, a loro per primo. Perché stanno distruggendo i consumatori, che più la gente si spaventa e meno consuma. E poi c'è il vero problema, che è il problema ambientale, che poi tutti gli altri problemi si risolveranno nel giro di un certo numero di anni. Perché ci siamo persi i commenti su Monti, che dicevi del simpatico Monti? Monti è simpatico, mi fa orrore. Ah, mi stai filmando. Ma è meglio o peggio di Draghi? A uno gli darei l'ergastolo e all'altro pure, non lo so. Ma io credo che loro, lo sto dicendo in tutte le sedi, sono contentissimo che dei simili mostri siano diventati sostanzialmente loro quelli che governano l'Italia e il mondo, perché è un potere che è anche stupido, che è sclerotico, che ha perso proprio la cognizione di come gestire i propri stessi interessi. E quindi che succederà? Succederà che in breve sarà chiaro che Monti non risolve nulla, anzi creerà un sacco di problemi ulteriori, e quindi si consumerà anche quest'altra forma di potere e verrà fuori il suo vero problema. Io ora ho visto per televisione che l'86% degli italiani hanno detto di volere Monti. Verrà fuori il vero problema, che è quello che io sto dicendo, purtroppo con grande rammarico, magari anche un po' tra virgolette. Qui il vero problema è che fa schifo la gente, perché la gente, come dire, il consumismo è stato iniettato nelle vene del sistema come una droga e la società non riesce a liberarsi. Ora però che ci sarà il crollo definitivo, però la prossima è la Francia a cadere, no? Ma non è la Francia, è planetario, perché qui sta avvenendo meno una visione del mondo, una concezione, che poi è il consumismo, che io definisco come una subordinazione dell'uomo alle logiche produttive anziché delle logiche produttive all'uomo. Questo è il consumismo. Un'aberrazione, quindi. È un'aberrazione. E quindi sta avvenendo meno questo, perché non è vero che la società è povera, la società è ricchissima, perché la ricchezza consiste nei beni di consumo, e oggi il problema di questo tipo di economia è che è diventato troppo facile, follemente, produrli. Allora sono riuscito a convincere le persone del fatto che se un paio di calzini costa 5 centesimi è un dramma, e invece è una fortuna, perché significa che tutti possono accedere ai consumi. Quindi che i cinesi stanno distruggendo il mondo, ma come i cinesi stanno distruggendo il mondo? I cinesi e coloro che producono a bassissimi costi stanno mettendo la gente in condizione di consumare beni ai quali non potevano accedere, e quando questo meccanismo si sarà ulteriormente meglio equilibrato ci sarà una diffusione enorme del benessere. Del benessere vero, non quello alimentato dai beni inutili. Insomma, qui ci deve essere un cambiamento totale. Io personalmente sono addirittura contrario all'azionariato, nel senso che la società per azioni ci deve magari pure essere, però il commercio dei titoli deve avvenire in una maniera che la finanza non divenga un'entità autonoma che prescinde completamente dalla produzione dei beni. Cioè l'azienda deve essere funzionale a produrre i beni, non a divenire un qualche cosa che poi sia commercializzabile in astratto, perché questo è quello che ha rovinato il mondo, questa è la creazione. Questo personaggio qua invece cosa ne dici? Ma questi sono dei cretini. Questo è della CIA, no? Direttamente. Poi sono anche dei pagliacci che hanno paura, perché la gente, proprio perché fa schifo, mi dispiace dirlo affettuosamente, lo dico, ma insomma, che fa? E poi ha bisogno dei suoi capri espiatori. Io ho vissuto il 92, tutti lì, e ora che succederà?
Ora tutti alla ricerca dei capri espiatori, i colpevoli, invece sono colpevoli tutti, questi sono dei poveracci, gli accattoni, dei morti di fame, che sono pure i ricchi. Tipo Pannella che dicevamo prima, no? Ma pure Berlusconi è un morto di fame. Ma nel 94, nel 94 era pieno di debiti, no? La stavano facendo fuori. Berlusconi, lui, come si chiamava quello che si sparò? Come si chiamava? De Benedetti. No, no, De Benedetti è vivo. No, Gardini. Gardini si sparò e lui scelse la strada invece della politica. E siccome il mondo politico italiano è un mondo di accattoni che con quattro soldi ti vendono pure le figlie femmine e le mogli, e allora lui se li ha comprati a tutti. Un po' come i generali dell'esercito, che sono 600, che sono, un po' come i generali degli ammiragli, che sono quasi tutti accattoni. Sì, sì, ma nel 94 Berlusconi ha fatto una cosa grave, perché quello era un momento nel quale davvero poteva accadere il cambiamento. E tutti, io stesso, perché dissi a lui in un famoso, non famoso dico io, ma in un incontro che ci fu nel 96, quando poi mi dimisi da Forza Italia, cercai di convincerlo in tutti i modi a politicizzare Forza Italia, perché Forza Italia era il contenitore che poi molti di noi speravano di poter riempire di contenuti. Pure Grillo all'epoca diceva che era d'accordo. Ma era così, perché era una cosa che era nata e poi lì c'era la lotta a chi se ne appropriava. E invece lui è stato capace di svuotare completamente questo contenitore, perché attraverso l'utilizzo dei media e dei soldi è riuscita a portare avanti questa operazione, a vanificare completamente poi questo passaggio rivoluzionario, che poteva essere rivoluzionario se lo si fosse riempito di contenuti. E ora ci risiamo, e ora c'è da sperare che non si svuoti di nuovo di contenuti questa cosa, che invece il cambiamento avvenga. Io presumo, se ti metti di là vado meglio, perché mi fai venire il torcicolo. Vabbè, facciamo una pausa, dai.